cosa cambia riguardo all'accessibilità? Io vedo i referenti web che si occupano di accessibilità come questo signore con il cammello, che guardano il deserto e dicono: sono da solo, non so nessuno con cui condividere questa strada. Il problema spesso è quello, spesso chi pubblica i contenuti nel web si trova a ricevere documenti prodotti da altri che non sono idonei alla pubblicazione. Oppure, come spesso capita, vedo girare parecchio in lista anche a porta aperta sul web, documenti che provengono da livelli superiori che devono essere pubblicati nei siti istituzionali, che però non sono conformi ai dettami normativi. Cos'è cambiato allora? Vediamo com'è cambiata l'accessibilità dall'anno scorso, da quando ci siamo visti. Il decreto crescita, come diceva Ernesto, ha apportato alcune modifiche riguardo l'agenda digitale. Io in cabina di regia ho rotto molto le scatole sulla tematica dell'accessibilità, non soltanto in ambito web, ma anche riguardo una tematica che qui non toccheremo, il discorso della smart city. Si parla molto di città intelligenti, che già il termine città intelligenti lo contesterei, perché deve essere il cittadino intelligente a sviluppare la città, non è la città ad esserla intelligente. Pensare al concetto di città intelligente per tutti, senza discriminazioni. Perché il problema qual è? Come avviene nel web, anche nella tecnologia, se noi inseriamo nuove tecnologie e non pensiamo a tutti, creiamo nuove barriere. L'esempio che faccio è, ci deve essere un algoritmo particolare per cui i bancomat vengono posizionati sempre sotto la candela del sole. Cioè, voi trovate un bancomat dove non batte il sole? È molto difficile. Lì chiaramente hanno risolto tecnicamente mettendo il portellino ultimamente, cioè mettono un portellino per evitare di non poterlo utilizzare. Quello che però dobbiamo pensare è, quando creiamo qualcosa, dobbiamo pensare a tutti. Cioè non dobbiamo avere l'arroganza di pensare di conoscere il destinatario dei nostri servizi, dei nostri contenuti. Soprattutto nel web, perché il web l'utente è eterogeneo. L'utente del vostro sito web, dei vostri servizi, può essere chiunque. Può essere anche un genitore con disabilità che deve poter accedere a informazioni e servizi dell'amministrazione. Il decreto crescita ha fatto, tramite l'articolo 9, nella seconda parte, perché la prima parte è quella che ha citato Ernesto riguardo i dati, il formato aperto. La seconda parte è dedicata proprio all'inclusione digitale. Sono state fatte una serie di modifiche. Modifica la legge 4/2004, modifica il codice dell'amministrazione digitale, sono stati inseriti nuovi adempimenti in materia di accessibilità e sono stati forniti dei ruoli all'Agenzia per l'Italia Digitale, che al momento esiste ma non esiste. Non so se avete letto ultimamente, ci sono stati dei piccoli problemi con lo statuto, di fatto c'è il direttore, ma correggimi se sbaglio Ernesto, normativamente non c'è l'agenzia. Quali sono state le modifiche più importanti nella legge 4/2004? Innanzitutto l'abbiamo estesa a tutti i soggetti che ottengono benefici economici per sviluppare servizi nel web. Voi siete già soggetti, perché effettivamente le scuole sono già soggette alla 4/2004. Questo è soltanto per farvi capire che il concetto che siamo riusciti a far passare al governo precedente è che se lo Stato eroga dei fondi pubblici per sviluppare servizi nel web, è giusto che questi servizi siano fruibili da tutti. E quindi ci sono già le cosiddette truppe cammellate, tornando al discorso del cammello di prima, che si stanno già organizzando con le prossime erogazioni dei contributi all'editoria, per dire: se vengono usati parti di quei fondi per fare i siti dei giornali online, la versione online deve essere accessibile. Altra tematica importante è le postazioni di lavoro. Il problema della legge 4/2004 all'epoca era che c'era discriminazione tra dipendente nel settore pubblico e nel settore privato. Nel settore privato il datore di lavoro era obbligato a dare la postazione alla persona con disabilità idonea al proprio lavoro. Nel settore pubblico, secondo le disponibilità di bilancio. Adesso si chiede che una parte di risorse relative all'informatizzazione, nel caso vi siano dipendenti con disabilità, è necessario investirla nelle tecnologie assistive. Dopodiché all'Agenzia per l'Italia Digitale viene dato l'onere, non l'ha ancora fatto, di definire quali sono le caratteristiche di queste postazioni, perché anche in questo caso c'è effettivamente il problema di capire le esigenze delle singole persone.
evitando di ghettizzare le persone per disabilità, con il classico concetto per cui se non ci vedi ci senti, quindi ti metto al centralino. Cioè evitiamo di ghettizzare, diamo la tecnologia per poter lavorare come tutti gli altri. Dopodiché abbiamo fatto alcuni inserimenti al codice dell'amministrazione digitale, perché purtroppo, come si dice sempre, fatta la legge trovato l'inganno, abbiamo riscontrato che spesso molte amministrazioni non pubblicavano i classici documenti accessibili, pensiamo all'albo pretorio, perché dicevano, ma la legge stanca parla del sito web, l'albo pretorio è un documento, contiene documenti, e quindi i documenti non sono soggetti alla legge 4004. Questo è chiaramente arrampicarsi sugli specchi. Allora, per evitare ciò, abbiamo fatto alcuni inserimenti specificando che tutti i documenti, compresi quindi albo pretorio, moduli e formulari, per fare alcuni esempi, devono essere accessibili secondo i requisiti tecnici di quell'articolo 11 della legge 4004. Che significa questo? Tra l'altro, apro qui una parentesi. Noi avevamo modificato l'articolo 54 del CAD, che è stato modificato dal decreto 33. Per fortuna l'hanno modificato in modo intelligente, per cui il concetto è che con l'aggiornamento dei requisiti di accessibilità, che andrà, poi vi dirò quando andrà in gazzetta, abbiamo coperto un buco normativo per cui tutti i documenti che sono obbligatori in ambito di pubblicazione, compresi soprattutto quelli del decreto 33, devono essere pubblicati in formato accessibile. Dopodiché vi sono nuovi adempimenti. Uno è gli obiettivi annuali di accessibilità. Il termine per questo adempimento per il primo anno è scaduto il 31 marzo di quest'anno. L'obbligo è di pubblicare nel sito web dell'amministrazione quali sono gli obiettivi che l'amministrazione stessa si pone in ambito di accessibilità. All'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale abbiamo fatto una bozza di circolare, poi diventata circolare effettiva, è uscita pochi giorni prima della scadenza del termine, per purtroppo questioni organizzative interne dell'amministrazione, in cui abbiamo cercato di far capire che la tematica dell'accessibilità che deve curare un'amministrazione non è limitata al sito web, ma deve essere valutato internamente anche i servizi erogati dall'amministrazione stessa, le postazioni di lavoro, le eventuali intranet, perché la persona con disabilità ha diritto di poter lavorare e accedere ai servizi della intranet come tutti gli altri dipendenti. E soprattutto valutare se all'interno dell'amministrazione il personale è stato formato e ha la comprensione della necessità di produrre documenti accessibili. Perché, come diceva giustamente Ernesto prima, il documento accessibile è un beneficio per il disabile, ma un beneficio per tutti. Perché se il bilancio dello Stato, il bilancio di un comune, viene fatto come documento, come PDF immagine, è chiaro che se io voglio sapere quanto ha speso il mio comune per sistemare le strade vicino a casa mia, devo sfogliare pagina per pagina tutto il PDF e cercare il testo. Se invece è un PDF strutturato come si deve, posso usare la funzionalità di ricerca e cercare le informazioni. Ma questo vediamolo come positivo per l'amministrazione. Se produco documenti PDF che siano comunque indicizzabili, e una cosa che c'era sulle slide di Ernesto che non è detto, te la rubo. Il nuovo decreto 33 prevede che tutti i contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente devono essere indicizzabili, cioè non ci deve essere il blocco da parte del motore di ricerca. Anche questa è una cosa importante, è completamente un cambio rispetto alla sezione trasparenza, valutazione e merito, dove c'è invece l'obbligo di evitare l'indicizzazione. Il concetto qual è? Non vediamola solamente online, vediamola anche nella gestione offline. Se noi abbiamo un archivio documentale in cui abbiamo documenti formati da immagine e lanciamo la ricerca di un testo perché non ci ricordiamo in che documento abbiamo inserito quella particolare parola, come lo troviamo? E quindi questo deve essere un incentivo per l'amministrazione per dire: produco documenti generandoli direttamente dal programma di editing, o eventualmente, se proprio mi piace mettere la firma autografa del dirigente, effettuo poi una scansione ma con riconoscimento, con l'OCR, con riconoscimento dei caratteri, in modo da garantire che il testo sia sempre fruibile e riutilizzabile.